Insomma, una partita importante, tutti vincono, tutti perdono, noi non possiamo pareggiare. Quindi bisogna vincere, con me a provare a raccontare le emozioni di una partita difficile. Cristian Recalcati, ciao Cristian, come stai? Ciao, ciao Sergione, buonasera a tutti, saluto D'Agostino ovviamente in regia, tutti gli interisti all'ascolto. Speriamo che sia un racconto di una partita dove l'Inter va a giocare da Inter e non vedere l'ultima Inter. Perché non Tanto, giocano aspetta tutta un attimo, squadra? aspetta che Dumfries è caduto in area di rigore, io devo capire bene cosa è successo perché tutta l'Inter si lamenta, fammi rivedere bene qua. Oh, È un pestone. è calcio di rigore questo, gioia, grosso come una casa. Questo è calcio di rigore grosso come una casa per l'Inter, guarda, pommi il pestone Ma sul che calcio piede, di rigore? questo è calcio di rigore netto, VAR, Sostieni. attenzione, l'avevo detto, vediamo che cosa fanno Errati e Mazzoleni, attenzione, attenzione Vediamo. Errati e Mazzoleni, perché, cioè, ragazzi, è un pestone grosso come una casa sul piede, non puoi non vederlo, Se non è rigore questo, Allora, ma quello del Torino contro l'Inter, per il Torino era calcio di rigore, da interista dico era calcio di assolutamente. rigore, Sì, ma sì, sì, questo sì, tutta sì. la vita, ragazzi, ma tutta la vita, perché prima gli pesta il piede, l'altro giocatore gli leva la gamba sinistra, ma lui non guarda nessuno. Vai, 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 vai a Can, vai a Can, vai a Can, vai a Can, parte il tiro di Cialanà, poi la palla finisce in rete, ma l'arbitro aveva già fischiato falla la parata, ha sbagliato, ha tirato un rigore che forse mio figlio che qua di fianco a me lo calciava meglio. Vai, vai a vedere, cioè, riguarda, cioè. No, 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 io non sono ammutolito. Io non so cosa dire, ti ha dato un rigore, ma va che tiro, guarda. Ma è un rigore questo qua. Poi non so perché è stato, fatemi capire, perché va che rigore ha tirato. Perché poi è stato annullato? Perché ha annullato il gol? Allora, il rigore è calciato male, poi forse per intervento di Calhanoglu su De Ligt, però non è successo nulla, cioè non. No, 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 questo è un Forse su fuori orario. Danilo, mi dice Dago, stavo guardando che era. Ah, qua quando Danilo va per terra? Potrebbe essere qua. Andiamo a rivedere. Attenzione, altro VAR. Altro VAR. Altro VAR. Altro VAR. Vediamo se danno il gol. Zecco dice è gol. Zecco dice gol. L'arbitro dice che non è gol, secondo me. Si ripete il rigore. Non ci credo. Ma cos'è? Ma cos'è? Come si ripete il rigore? Ma che decisione è ripetere il rigore? Come perché è entrato Chiellini? Ah, c'è un altro Sarà rigore entrato su quell'azione? Fammi vedere allora. perché forse ha fatto fallo Lautaro? su Cialanoglu il portiere? No, Vediamo, Chiellini! No, ma Chiellini ha fatto niente, era in piedi, non faceva niente, No, Dago. scusate, De Ligt è entrato in Ah, De anticipo Ligt! e quindi siccome è stato parato ha influito sull'azione, si ripete il rigore. Non è un nuovo rigore, ma Ok. ripetono quello di prima. Ah, Almeno ripetono questo mi quello di pare di prima. capire. È entrato in area di rigore prima, ha toccato il pallone, quindi ripetono quello di prima. Ok. Cioè tutto quel casino qua per ripetere calci di rigore. Ammonito Beh, però. Skriniar, così, ammonito Skriniar. Sì, sì, sì. Non E so per quale ammonito. motivo, ammonito Skriniar. D'Agostino mi conosce. D'Agostino inizia a partire con TTT Talk se per il rigore. Metti un maestro, metti quello che vuoi. Parte Calhanoglu! Rete, meno male, meno male! Allo stesso modo di prima, più angolato. Batte il portiere Szczęsny 1-0 Inter, minuto 50, e mancano 5 di recupero. Incredibile. Fischia, fischia, fischia! È finita! Senza fare niente abbiamo vinto! Fantastici, Mamma numeri 1. mia, mamma Numeri 1 mia. per distacco. Senza fare niente. Un gol con due rigori. Fantastico. E adesso sono tutti incazzati quelli della Juve. Ma incazzatevi per bene, stanotte non dormite. Ma chi se ne frega. Ma fantastico così.